Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peppe Vacca Collectibles. Oggi sono qui con un video molto richiesto da alcuni iscritti al canale e che spero possa essere utile sia a loro che a tutti coloro che passeranno per questo video. Se siete dei collezionisti come me, infatti il vostro nemico numero uno sarà senza dubbio, dopo i soldi e lo spazio ovviamente, la maledetta polvere. E per quanto tempo voi possiate dedicare alla cura e alla pulizia delle vostre collezioni preferite, delle vostre action figures, delle vostre doll, le vostre Lego, le vostre statue, qualsiasi cosa voi collezioniate, la polvere purtroppo sarà sempre lì pronta a minacciare la loro durata nel tempo. E so anche quanto sia importante il tempo libero, che magari vorreste passare ad ammirare la vostra collezione, oppure semplicemente a giocare ai videogiochi, a trastullarvi su TikTok, oppure semplicemente a fare un riposino, a dormire. E invece siete costretti a stare lì col vostro pennellino a spolverare le vostre collezioni preferite. Per questo ragazzi, oggi sono qui a cercare di darvi qualche consiglio su come io ho risolto il problema della polvere. E non solo. Vi darò quelle che sono delle linee guida, diciamo, sul mio setup, su come ho creato delle teche che possano essere sia antipolvere ma anche il giusto compromesso tra economicità e estetica, e quindi appunto vi dirò quello che io utilizzo per l'illuminazione, per rendere le teche antipolvere e per tutto il display della mia collezione di action doll. Detto questo ragazzi, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. Iniziamo ragazzi dalla parte più importante, che è la scelta della struttura, cioè ciò che farà da base per contenere la nostra collezione. Come vedete alle mie spalle io ho optato per la libreria Billy di Ikea, la libreria più diffusa e più venduta al mondo, molto probabilmente, che secondo me è il giusto compromesso fra una serie di fattori che io tengo in considerazione nella scelta di una struttura per la mia collezione, che sono la capacità, ovvero la quantità di pezzi da collezione, nel mio caso action doll in scala 1 a 6, che riuscirà a contenere. La personalizzazione, l'economicità, fattore credo più importante, cioè il prezzo effettivamente della struttura, e ovviamente la resa estetica finale. Secondo me la Billy è il giusto compromesso fra tutte queste cose. Capacità e personalizzazione sono due cose che vanno di pari passo. Perché? Perché queste che vedete alle mie spalle sono delle Billy, ce ne sono tantissime versioni, ma queste sono di 2,2 m di altezza per 80 di larghezza per 40 di profondità. Quindi una bella bestia che è in grado di contenere tantissime doll in scala 1 a 6, ma tantissimi pezzi in generale. Ho optato proprio per la profondità di 40 cm per far sì di andare a ricreare quello che vedete qui alle mie spalle con la collezione di The Mandalorian, cioè diverse doll disposte anche su piani differenti che vadano a creare quella visione d'insieme. Questa è una mia scelta personale che a me piace disporre in questo modo, e voi ovviamente potrete sbizzarrirvi come vi pare, perché appunto il bello della Billy è anche il fatto che avendo dei fori laterali i ripiani possono essere personalizzati come vi pare, quindi possono essere messi a diverse altezze in base a quello che è il pezzo che voi dovete esporre. A molti non piace il fatto che siano o totalmente bianche o totalmente nere o totalmente color legno, poi adesso hanno fatto diversi altri colori, ed è ovviamente sarebbe migliore una esposizione come le Detolf per esempio, come delle vetrinette in cui si possa ammirare la doll in questione o il pezzo in questione da tutti i lati. Però nel mio caso, essendo una disposizione a parete, non ci faccio molto caso, quindi per me è davvero l'ottimo compromesso da questo punto di vista. Per quanto riguarda il fattore economico, invece ragazzi, stiamo parlando appunto per queste strutture così grandi di 99 euro. Purtroppo è in aumento il prezzo come tutte le cose su questo pianeta, però ecco, è ancora un prezzo umano rispetto a tante altre teche che magari fatte su misura o quant'altro che possono richiedere anche centinaia se non migliaia di euro. Quindi la personalizzazione, ci sono tantissimi tipi di Billy, c'è questa da 2,2 m come quella da 106 cm, quindi quella a metà in senso dell'altezza,
40 cm di larghezza come 80 come queste qui, 28 di profondità come 40. Io ho optato appunto per la soluzione più grande perché penso a medio-lungo termine di ospitare appunto più doll possibili, più pezzi possibili nel corso del tempo. Per quanto riguarda la resa estetica, poi questa è migliorata ovviamente dalle ante in vetro di cui parleremo fra poco e ovviamente anche dall'illuminazione. Illuminazione che, grazie alla Billy, è abbastanza semplice da montare e adesso vi spiego subito come fare. Un altro componente fondamentale per valorizzare la nostra collezione all'interno della teca è senza dubbio l'illuminazione, che dà quel tocco in più, quell'effetto wow una volta accese tutte le luci, che valorizzano tantissimo appunto i pezzi al suo interno. Come vedete, in questa parte del video ho deciso di spegnere tutte le luci e di lasciare che la stanza venga illuminata soltanto ed esclusivamente dalle strisce LED presenti all'interno della Billy. Prima di arrivare a questa soluzione ho dovuto fare diversi esperimenti, sia con dei LED differenti attivabile tramite telecomando, sia con delle strisce attaccate con il biadesivo, con la colla a caldo, insomma in diversi modi, ma purtroppo nessuno di questi ha funzionato nel corso del tempo. Quindi ho optato per questa soluzione definitiva che vi mostro, ovvero ho attaccato un binario di metallo tramite due o tre viti a vostra scelta, due viti ho utilizzato io ai due estremi della lunghezza della scaffalatura, nel mio caso all'incirca 76 cm, e poi ho attaccato all'interno del binario metallico la striscia LED classica e poi coperto il tutto con un apposito coperchio in plastica semitrasparente. Poi ovviamente ad ogni scaffale va alimentato, quindi ho fatto passare lungo tutto il profilo un filo molto fino, fatto un buco nella parte posteriore della Billy in un angolino in modo che si veda il meno possibile e poi ho collegato tutto quanto ad un unico trasformatore, poi ovviamente collegato alla presa di corrente. La parte più costosa di questo metodo è senza dubbio il trasformatore, però per tutto il resto ragazzi si tratta di una soluzione che è un giusto compromesso fra l'efficienza, appunto l'estetica e il costo economico insomma. Per quanto riguarda invece la scelta delle ante da applicare alle nostre Billy, io ho optato per le Ogbo, sempre di Ikea. Fino a poco tempo fa, oddio qualche anno fa, Ikea produceva delle ante bellissime che secondo me erano perfette, chiamate Morliden, che erano praticamente quasi tutto vetro con un bordo veramente piccolissimo, sottilissimo. Purtroppo però la politica di Ikea a volte è quella di eliminare dal mercato e dalla produzione dei prodotti che funzionano, non so se il caso Detolf vi dice qualcosa, e quindi al momento mi sono accontentato di queste Ogbo. Ogbo che, come vedete, sono comunque fanno il loro lavoro, hanno dei bordi che sono veramente molto sottili e sono completamente in vetro. Quindi non hanno un prezzo eccessivo, ma nemmeno bassissimo, stiamo parlando di all'incirca un 60-65 euro ad anta, ma comunque danno un buon risultato, sono presenti negli stessi colori delle Billy, se non mi sbaglio, e quindi comunque il risultato finale non è malissimo. C'è questa parte centrale che un po' va a disturbare, ma appunto non stiamo parlando di una vetrinetta, ma stiamo parlando comunque di una libreria con ante in vetro. Alcuni di voi mi hanno chiesto anche cosa sia quel ripiano supplementare. Quello non è altro che l'elemento top, sempre che riguarda Ikea Billy, che può essere appunto aggiunto all'ulteriore altezza di 2,2 m della Billy. Quindi c'è un elemento a parte che si può andare a comporre e a montare al di sopra delle Billy per innalzarle ancora di più. E invece l'anta, non essendoci delle ante Ogbo così piccoline, ho dovuto adattarmi con la Oxberg. Quindi semplici due sportelli Oxberg, stesso principio di quello detto fino adesso. E questo era tutto ragazzi per quanto riguarda il setup che utilizzo io per la mia collezione. Adesso manca la parte più importante, ovvero come rendere il tutto antipolvere. Io personalmente utilizzo questa guarnizione, che è una guarnizione termoplastica trasparente e adesiva, che non è altro che un paraspifferi per porte e finestre. Quindi un ottimo isolante sia per quanto riguarda la temperatura, quindi isolante termico, sia nel nostro caso per la polvere. Si può trovare in tutti i negozi di articoli per la casa come Brico, Hobby, Leroy Merlin o anche negozi online ovviamente al costo di all'incirca 8 euro a scatola.
Con una scatola riuscirete a rendere antipolvere una Billy e vi avanzerà anche qualcosina per quella successiva. Con me ha funzionato benissimo, ragazzi, sono passati diversi mesi e ancora non ho riscontrato alcun problema per quanto riguarda la polvere. E per quanto riguarda l'applicazione, è necessario ovviamente misurare il lato corto della Billy, sia la parte superiore che quella inferiore dove andrà applicata la guarnizione, e applicarla appunto in entrambe le parti, facendo attenzione a non far avanzare nemmeno un centimetro, perché anche da quel centimetro potrebbe entrare la polvere. Poi, una volta applicato sopra e sotto, quindi dopo aver scongiurato la polvere, l'entrata della polvere dalla parte superiore e posteriore, andiamo ad applicare una striscia di guarnizione anche all'interno dell'anta Ogbo, facendo attenzione a lasciare lo spazio ovviamente per la maniglia. Questo farà sì che quando andremo a chiudere la nostra Ogbo si sentirà una sorta di effetto sottovuoto, dato appunto dall'isolamento termico e dall'isolamento dalla polvere. Ovviamente le ante Ogbo di ciascuna Billy andranno poi registrate per avvicinarle il più possibile e per attaccarle appunto il più possibile alla struttura, in modo tale appunto da scongiurare ancora di più l'entrata della polvere. Ragazzi, io vi ripeto, con me ha funzionato benissimo, sono mesi che mi posso permettere di non spolverare le mie doll, ovviamente controllo periodicamente e faccio sempre una verifica, eccetera eccetera, ma io non ho mai avuto problemi di polvere e questa è una grande cosa, perché star dietro, se quando soprattutto avete tanti pezzi e dovete star dietro alla pulizia, potrebbe diventare un lavoro e potrebbe essere parecchio faticoso. Una cosa importante per quanto riguarda l'umidità: ogni tanto io ovviamente apro tutte le ante delle Billy e faccio circolare aria nuova, e all'interno di ciascun ripiano ho messo delle bustine di silice che vanno ad aiutare, appunto vanno ad assorbire l'eventuale umidità in eccesso. Ricordatevi sempre appunto di non esporre le vostre doll alla luce diretta del sole, perché questo può rovinarle, e appunto di far circolare sempre, magari se avete un deumidificatore ogni tanto accendetelo, in modo da poter preservare il più a lungo possibile le vostre doll. Lasciatele lontane dal fumo, dalla polvere e dalla luce diretta del sole. Eccomi qui ragazzi per la conclusione del video, spero di essere stato utile a qualcuno con questi consigli. Volevo specificare che questo è il mio setup per la mia collezione, non esiste un setup migliore o uno peggiore, questa è la mia versione e spero di aver dato qualche consiglio utile a qualcuno di voi. Ci sono tantissime soluzioni alternative, come ad esempio le Detolf, come ad esempio le Modu Case o vetrinette fatte su misura, però secondo me quello che vi ho proposto io in questo video è il giusto compromesso, come dicevo in apertura, tra qualità e prezzo. Io ho provato per esempio molte Detolf, ma la soluzione dell'antipolvere non mi è riuscita benissimo, al contrario delle Billy, e le Modu Case, secondo me, per avere una parete del genere bisogna spendere un pochino di più, centinaia se non migliaia di euro. Quindi ragazzi, nuovamente spero di esservi stato utile, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e magari come disponete voi le vostre doll, quali soluzioni avete trovato per la polvere, l'umidità e tutto il resto, e come le conservate per farle durare il più possibile nel tempo. Condividete il video ragazzi e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Detto questo, io vi saluto, ci vediamo come sempre a un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!